uno spettacolo così è bello vederlo camminando sull'acqua con Cristo, oppure a Stonehenge in Inghilterra, nel più famoso calendario astronomico mai costruito dall'uomo, che proprio a questo serviva. Ma basta anche la finestra di casa e un po' di fantasia. Il plenilunio nel giorno del solstizio è un fenomeno raro. L'ultima volta che si è verificata questa coincidenza correva l'anno 1967 ed ancora Neil Armstrong non aveva poggiato il suo piede sul nostro satellite. E per i pigri, quelli che rimandano sempre alla prossima volta, un avvertimento. Per vedere la luna piena nel primo giorno d'estate occorrerà aspettare parecchio, addirittura fino al 2062. Allora, occhi puntati verso il cielo. La luna potrà assumere una colorazione tendente a rosa e sarà grande, grandissima, sembrerà quasi cascare sulla Terra. Anche se non siamo al perigeo, la posizione in cui il nostro satellite si avvicina di più alla Terra. Per quello occorrerà aspettare metà ottobre. Il colore rosa invece dipende dalla rifrazione dell'atmosfera ed è un fenomeno assolutamente normale che conosce il suo massimo durante le eclissi. E allora cosa aggiungere nuvole permettendo? Un buon libro, una bella canzone, le persone care, un pizzico di immaginazione e per favore computer e televisione spenti, almeno per qualche minuto.